Signori, siamo a quello che probabilmente sarà l'ultimo episodio di questo campionato e siamo comodamente in zona promozione. I playoff si avvicinano, li giocheremo per intero la prossima volta e mi auguro vivamente che si possano centrare, sebbene io abbia detto che abbiamo già centrato i playoff. Allora, per l'appunto, ecco, siamo a 4 punti dal settimo posto, perché hanno tutti giocato. Mi fate un 40 qualcuno? Oh, dunque il Deportivo e l'Almeria sono dietro di noi. Quindi, con tre partite al termine, ci possono ancora recuperare. Benissimo! Noi siamo tranquilli, perché appunto dopo la vittoria poi in Coppa del Spagna me siento estremamente convinto. Ciao Dani, Alvaro Estevez da controllo. No, 36, 46. Te devo crescere per 50 anni e c'ho una stagione sola da fare. No, no, no. Niente, non ce n'è uno che sia vagamente utilizzabile. Che gioia, che gioia. E detto ciò, la partita a tre sacco. Ardero sempre più nel progetto. Andiamo con lo Huesca. E speriamo bene. Speriamo che non ci sia tipo una sorta di orribile rappresaglia da parte del gioco dopo la vittoria della Coppa di Spagna, che adesso ci punirà con sconfitte a raffica. Io ripeto, sarebbe il colmo, dopo aver vinto la Coppa di Spagna, ritrovarci ancora in B. Ma io spero che non succeda. Lo spero tanto. Tecnico. Allora, Il pari oggi 3 punti ragazzi, per la classifica. Dovrebbe uscirne fuori un match di ce la altissimo possiamo livello. fare. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. L'importante Entrambi gli allenatori si è affidano alle loro giocare con formazioni calma, come migliori abbiamo per andare a sempre caccia della fatto, vittoria. Sarebbe morale e fiducia in tutto affinché il gruppo. non si creino problemi. Centro e Pirlo. Mannaggia, un rimpallo Calcio favorevole, all'angolo. stavamo già esultati. Gli allenatori sanno bene che Non non possiamo devono subire mai adesso. costruire una squadra Io non vincente. mi posso fare le ultime due partite con l'angoscia. Con l'angoscia, non posso. Io voglio vincere serenamente. Che poi, tra l'altro, i playoff, se non sbaglio, correggetemi Dani Raba. eventualmente, sono andata e Miguel ritorno Rico. in semifinale e una finale secca. Che non è andata e ritorno quella, vero? Guarda Sandy, tra le linee. Mamma mia, che Gran palla. giocatore. Ah, se Lovren. sembra comunque. La C'ha la spazza stessa via. capacità di inserirsi che va ad attaccare a Leighton. Ardero. Lo vede. Niente, Ardero tenta la mossa ultimate con doppio Miguel Rico. passo, con super giocata, ma non. Palla Noi recuperata dagli non avversari. siamo ultimate, purtroppo. Accompagno. Aia. Attenzione perché è Aia. pericoloso. Trascorto sul primo Mamma palo. mia, Restringe Lulu. di pugno. Calma, calma. Tre sacchi. Vuoi rimanere in squadra l'anno prossimo? Bravissimo, un caga. Bravissimi ancora! Fezfa, Metri può Fezfa, colpire da lì, Fezfa. può Oh, essere in grande tiraci! vantaggio. Ma tu tiraci! Hanno aperto le Ci valvole pensiamo come si vuole dopo! e vedremo se avranno Oh, altri raga, la squadra spazi comunque per funge, continuare a io. colpire. Non Ripeto, credo sia abbiamo finita qui. ormai Aspettano sviluppato un reazione gioco avversaria più puntuale per collocare a talmente casa la vittoria. E solido qui possiamo che ammirare effettivamente lo tutta la strapotere sofferenza per tecnico si questa vede. Io ho il potenza terrore personale. nerissimo di quello che potrebbe Tanto accadere in campo davanti a Liga. sé In e Liga 1, una autorità volta che che saremo saliti, volato, se volato mai riusciremo a spinto. salire, Vai, perché fili temo che lì fondo le e ci andate. cose saranno Ed ecco molto, dunque molto arrivato il diverse da primo quelle gol che stiamo vivendo dell'incontro, adesso. 1-0 la minaccia. Piano piano, bravissimo. Ardero, apri tutto. Bellissima la palla per tre sacchi, che può andare nello spazio. Ti prego, Tiella, Ha ti spazio prego, davanti a sé. bravissimo. La mette in Ma non mezzo. lì dietro, ma hai fatto tu. Il crosso Parevi era mancato, ma Pirlo è Lukaku, riuscito ad parevi. approfittarne. Capace di trascinarsi Finisce dietro i dunque sul compagni. portatore Sì, di i compagni, palla. gli avversari. E poi fallisci nella cosa più semplice del mondo. Vabbè. Tre sacchi. Sempre lui. Sempre lui. È tipo l'unico più veloce. L'hai già fatto? Ma perché lui? Ma Comodamente c'è per il Fats momento. Fatsidis da solo. Me lo fai pure pronunciare per intero per quanto me rode. Vabbè, abbiamo Si veramente chiude il primo sprecato tempo, spalla l'occasione di. ritorno nei Vabbè, spogliatoi per il mamma 1-0 mia, che alla fine. frustrazione. Comunque, va bene così. Va bene così. Per ora va bene così. L'importante è essere avanti. Quindi io vado, proseguo. Non Ecco il temo calcio nulla. d'inizio del secondo.
Sandy. Sandy. Grande Santi, hanno paura di toccarlo, Santi. Ha calciato in maniera completamente scordinata. Era tutto meravigliosamente bello. Nessun problema qui per comunque Ardero è cresciuto un botto nell'ultimo periodo, ma inspiegabilmente, aggiungerei. Cioè, giocatore veramente di qualità indiscutibile è diventato. Guarda Sandy. Vabbè, anche uomo assist, Sandy. Ma cosa chiedi scusa? È quell'altro che non corre. Chiede pure scusa a lui. Oppure ombre umide, tutte ce l'ha. C'ha tutti i pregi del mondo, Sandy. Ardero. Ardero, libera al sinistro. Arca miseria, hanno capito tutto. Aia. Fannannate di Kidaga, violento. Bravissimo, Baldons. Non a caso abbiamo la miglior difesa del campionato. Non a caso, Comunque, raga, cioè, sarebbe il caso di chiudere questa partita, perché in caso contrario potrebbe arrivare la sorpresina da un momento all'altro. E io la vorrei evitare. T'attacchi del doppio passo. E io la vorrei evitare, onestamente. Mamma mia, tre sacchi. Mamma mia, tre sacchi, mamma mia. Guillermo, Mariotto, Maldini al posto di Ardero, diamo un po' di... Di ricambio a sta squadra. Dai, dai, dai. Mamma mia. No, Saracco. Niente, è finito. Mamma mia. Signori, ce la facciamo a evitare un pareggio all'ultimo? Mamma mia, Saracco. Che personalità, però. Sandy, ti sei spento dopo la Coppa di Spagna? Comunque mi avete fatto notare, e ve ne parlo adesso perché purtroppo le registrazioni le faccio sempre in maniera abbastanza così, diversa da come magari ve l'aspettate. Ho letto adesso i commenti del video, quello della Coppa di Spagna, in queste ore. Non mi ero accorto che Messi giocasse centrale dopo l'espulsione. Meraviglioso il gioco. Meno male che... Sandy! Bene. Bene, e diciamo che si conferma sempre programmato alla grande, perché appunto Messi centrale non l'avevo notato durante la finale di Coppa, e forse è stato quello che ci ha garantito il successo che abbiamo ottenuto. Comunque, raga, Santi titolare anche in Liga, ma per forza di gol. Sandy da Bruma, titolare assoluto. Dobbiamo cercargli un partner d'attacco però che sia degno di questo nome, perché effettivamente c'è bisogno di uno che gli possa fare compagnia. Ci vorrebbe uno alla Petkovic, per intenderci, ma forse anche più grosso, non lo so, valuteremo. Palla Santi e s'abbracciamo. Palla Santi e s'abbracciamo. Fez fa, che è mancino, me l'avete detto in tutti i modi, però pure di sinistro non c'è via. Bene. Bene, bene, molto molto bene, aggiungerei. Molto ma molto ma molto bene, e pienamente soddisfatto. Partita dominata, non c'è niente da dire se non avanti il prossimo, perché stiamo andando alla grandissima. Il playoff lo vogliamo, il playoff lo otterremo, salvo colpi di scena. Il bello deve ancora... Ma è finito il campionato, cosa il bello deve ancora venire? È tutto bene dei nostri giocatori. È meglio dei ragazzi. E beh, evviva, evviva, evviva. Allora, signori, Racing 76, Saragozza 76, Deportivo 72. Andiamo avanti così. Alleniamo il giovane. Alleniamo sempre Maldini, Szymański. Diciamo che secondo me questo blocco di 5 può essere quello ideale. Tutto considerato. Mancano due partite, ragazzi. Mancano due partite. Con risultati favorevoli. E questa partita. Saragozza 76. Signori. Scusate. Fatemi capire un attimo. Allora. 76. 75, 78. Se noi vinciamo questa siamo matematicamente ai playoff, ragazzi. Siamo matematicamente ai playoff. Io direi di schierare la miglior squadra possibile. Alla luce di ciò.
Frendato ancora non si ripia, mannaggia. Cioè, andiamo a divorarci l'Oviedo, speriamo. E poi ci pensiamo, in base a quello che succederà, poi ci pensiamo. Ragazzi, potrebbe essere la fine di un incubo, la fine di un percorso praticamente infinito, l'inizio di qualcosa di grande, una pianificazione a lungo termine. Mo tanto i playoff ce fanno fuori, ma vabbè, dai, cerchiamo. Guarda, Fez fa quanto sta carico a pallettoni. Sandy, tu mi inizi sempre piano e poi mi esci fuori come un diesel a partita ormai inoltrata. Cerchiamo di migliorare sotto questo punto di vista. Mamma mia, Baldona! Aggomitate in bocca, va benissimo così, anzi a spallate in bocca. Mi pare che non ci siano molti dubbi. Fermo. Sandy. Frendato. Sì, frendato, non le riesco. Se argentini sono tutti uguali per me. Nella mia testa sono tutti quindi sono tutti la stessa persona, niente, oh. Non ti fischiano i falli, vinci gli impalli. Io te sbrago, è l'unico modo. Ragazzi, con il Real Oviedo no. Con il Real Oviedo no. La mette in mezzo. Nulla di fatto qui. C'è nessuno davanti. Ardero la tiene. Aumentano l'intensità del pressing. Bravissimo. Intelligentissimo Ardero. Sotto a quei capelli c'è un gran cervello. Fez fa. Vabbè, oh. Occhio, intervento brutto. Vediamo cosa decide l'arbitro. Che decide? Rosso. Perché è fuori area, quindi rosso. Allora è rigore. Se è giallo è rigore. Giallo, dunque. Come volevasi dimostrare qui a Luigi. Non penso che andrà il tiro da lì. Meglio metterla dentro. Io non. Posizione ideale. Io non c'ho parole. Arbitraggio qui che... Arbitraggio dubbio, arbitraggio qui che puzza un po'. C'è del marcio in questa partita. Si era già visto su Delgado prima. Arca miseria, sei sempre lento, Ancaga. Capisco che la stitichezza ti limiti un po' nell'atletismo. Però per Diana è... Bellissima la palla. Mariotto. No, ma perché? Ma perché? Ero certo che non sei riuscito a coordinarmi in tempo. Te volevo far segnare Sandy. Vabbè, niente. Occhio al tocco preciso per servire. Aia. Mamma mia. Raga, ma perché non si riesce ad andare in fa... Ci serve un gol e abbiamo chiuso questo campionato. Ci possiamo provare. Invece di... Bravissimo, Ardero. Ardero come UEA. Se la fa tutta. Ha deciso. Ha deciso. Ho perso palla. Il contropiede. Ciao la miseria. Ci fosse una volta che saltavamo un uomo pulito, eh. Ortugno. Ci fosse una volta che saltavamo un uomo pulito, oh. Mamma mia. Sandy. 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 Sandy, guarda Ancaga. Ambe. E questa è la cattiveria depressa. È la cattiveria depressa di Ancaga. Bene così. Bene così. Finalmente. Un gol importantissimo. Il fotografo intanto ci spiava da sotto la curva. Bene. Grande Ancaga. Grandissimo. Dai che se andiamo in Serie A ti prendiamo un lassativo e ti cambiamo cognome, dai. Bene. Bene, bene, bene. Allora, noi con questa vittoria potremmo agganciare... Finalmente i matematici playoff. Prendiamoceli. Bravo qui il difensore. Ancaga, che è scatenato oggi. Ha sentito dire la parola lassativo. E se la sette è caldissima. Sa che i suoi supplizi potrebbero essere prossimi alla conclusione. E quindi ci sta mettendo l'anima. Oh, tiraci. C'ha la miseria. Lunin? Ma come Lunin? Ci sono i miei due portieri, uno da una parte e uno dall'altra. Quello di Monza e quello del Racing. Quelli che confondo continuamente. Ma è Lunin o Lunin? Supera l'avversario. Bravo qui a sbagliarsi. Aia, vabbè. Hanno trovato il gol del pari. Era scritto. Lo vedo, stava pressando troppo. Si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Ma Baldona dov'è? Tutto ciò. Sarà così quell'uomo. Baldona...
Quanto mi manca Frendato, mamma mia. Perché la Baldona non è che sta giocando, però Guillermo, che da quando è esploso Sandy, Guillermo fatica un po' a emergere. Allora, Arder è stanco. Dentro Maldo, dentro Lombardo, e gioco un magico. Ultimo 5 minuti di un magico. Lui è l'uomo delle grandi imprese. Potrebbe regalarcene un'altra. Raga, andarla a perdere, però magari no. Cioè, mi sembra un po' eccessivo. Già fermato l'azione per la segnalazione dell'assistente. Perché gli hanno annullato? Poi te fanno vedere niente. È tutta vabbè, lasciamo perdere, va. Vai, Simaschi! Bravo, Sima. Un magico. Assolutamente. Sandy, alla Lombardo. Occhio al traversone. Lombardo, come Alfonso Davis. Porca miseria. Oh, ma posso soffrire così con l'Oviedo? Che ho stravinto col Barcellona. Ma posso soffrire così con l'Oviedo? Non posso. La palla è buona per Lombardo. Lombardo. Porca miseria, appena morta che la doveva. Ma Lunin ce l'ha. Lunin è un bravissimo portiere, lo conosciamo. Ottima la palla per Szymański. Ma non la fare lì la finta, Szymański. Ma ragazzi, ultima azione. Sandy, tu magico. Lombardo, 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 fate vedere. Su. Ancora due minuti al novantesimo, Pier. Grazie per l'aggiornamento, Matteo, ovviamente. Ti prego. Ci saranno novità. Un magico. Ma no, ma porca miseria. Ma una fotografia di una stagione fallimentare, questo. Una fotografia di una stagione fallimentare. La potenza c'era. Niente, è pure da vomitare, non è degno, ci credo, Digno, ci credo. Attaccar sul piede destro aveva i playoff e li ha sprecati così. E li ha sprecati così amaramente. Vabbè, partita tutto sommato equilibrata, ci ho detto pure bene. Insomma. Va bene così, dai. Poi potremmo comunque avere grazie al corso tempo. Che cosa è successo? Cosa c'era scritto? Question long. Cioè la domanda era troppo lunga e quindi hanno messo domanda troppo lunga? No, vabbè. Abbiamo accettato. Ah, ma ce l'abbiamo fatta? Complimenti! Ma sarà vero? Io non ci credo. La striscia andrà avanti, ma senza attaccarmi, sa, 77 70, sì. Matematicamente ai playoff, signori, finalmente. Allora, l'ultima possiamo pure simulare. Si può anche simulare l'ultima. Bene, diamine. Allora, sono contento, hai trovato anche Frendato. Allora, Boni, fermi tutti. Così capiamo anche. Allora, squadra assolutamente secondaria. Assolutamente sì. Metti tutti i panchinari, Macchette, Galan, Pavone, Shvili, Tresacchi, Guillermo. Poi chi c'è? C'è gente che non ha mai giocato. Coso Bio. Saracco, non t'azzardare a guardare il campo, Marco. Chi tocco? Sotto, Bonduel, levati. E porta Zidane. Perfetto, la squadra è pronta a simularsi l'ultima. Un raio. Ci siamo? Vabbè, persa la partita, Alex si è fatto male. Vabbè, era scritto che uno si sarebbe fortunato. Chi se ne frega, l'importante è essere qui. Allora, ma Lombardo, ma le giochi tutte, fai il bravo, su. T'arrabbia. 5 settimane, vabbè. Tanto è tornato Frendato. Chi se ne frega.
Non avrebbe giocato comunque. Quindi, signori, è il momento della verità. Allora, adesso devo capire un attimino come sarà strutturata la questione, ma... Racing, Saragozza, Almeria e Verraio. Ok. Tanto il Liverpool ha vinto. Dunque, volevo capire un attimino la classifica come si è chiusa, giusto per capire un attimo. La Liga, Coppa di Spagna abbiamo vinto noi. Ci fate vedere niente. Ah no, eccoci. Siamo finiti quinti, vabbè. Ok. Quindi... saremmo andati terzi con Rayo, avessimo vinto, vabbè. Tanto poco importa, una cosa vale l'altra. Allora, la prossima partita col Saragozza... vorrei capire se è circa o andate e ritorno. Tanto alleniamoli. Avanti così. Maldini sta diventando un signor giocatore, fatemelo dire. Veramente un signor giocatore. Alvarez? Giocatore un po' mediocre a dire la verità. Pensavo sarebbe stato molto più forte. Mi ero illusion. Allora, ragazzi, noi questa ce la giochiamo la prossima volta. Ed è andata e ritorno. Ok. Quindi, io farò entrambe le partite in un episodio unico, senza tagli, così, insomma, vi godete entrambi i playoff, se volete, poi, insomma, se preferite i tagli, ditemelo, però, insomma, credo che possa andare bene quella cosa senza tagli, se vi va, così da goderci entrambe le partite, però, appunto, fatemi sapere voi, oppure facciamo queste tagliate, eventualmente, una finale di playoff intera, non lo so, ditemi voi, tanto per me è indifferente. Mi cambia poco. Quindi ragazzi, io per adesso rassicuro Ardero sul fatto che giocherà. E noi ci vediamo alla prossima, sperando che tutto vada nel migliore dei modi. Dita incrociate!